ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Lo possiamo ufficialmente dire: Luka Modric ha vinto il pallone d'oro 2018. È finito lo strapotere, il regno di Cristiano Ronaldo e di Leo Messi, che durava da 10 anni. 5 volte ha vinto Ronaldo, 5 volte ha vinto Messi. Ma questo 2018 è l'anno della rivoluzione. È l'anno del primo pallone d'oro a un giocatore croato. Ed è l'anno di Luka Modric, che vince davanti a Cristiano Ronaldo e ad Antoine Griezmann il pallone d'oro 2018. Questa, la classifica finale, è stata veramente... è uscita da pochi minuti fa una lista che non doveva assolutamente uscire, però è uscita una foto che ha fatto veramente... che ha annunciato che il nuovo pallone d'oro è Luka Modric. Veramente un anno fantastico per il centrocampista croato, che secondo me, lo posso veramente dire, ha meritato, perché ha fatto una stagione clamorosa, ha portato la Croazia, non da solo ovviamente, ma ha portato la Croazia a giocarsi una finale mondiale, e poi è stato uno degli interpreti di questo grandissimo, diciamo, triplete del Real Madrid in Champions, perché ha vinto per 3 anni di fila la Champions. E ragazzi, insieme a Cristiano Ronaldo, è stato veramente il grande protagonista dell'ennesimo successo delle Merengues in Champions. È un successo sicuramente meritato, un premio alla carriera di Luka Modric, che a 32 anni vince forse il premio più ambito, il premio che qualsiasi giocatore di calcio sogna da quando inizia la propria carriera. E quindi l'ex centrocampista del Tottenham da tantissimo tempo ormai al Real Madrid vince questo premio, che non era mai uscito a nessun giocatore croato, e meglio, diciamo, ed eguaglia, anzi fa meglio del suo connazionale Suker, che è arrivato secondo. E quindi ragazzi, un merito veramente clamoroso a Luka Modric, che secondo me ha meritato questo premio. E scavalca quindi dal palmarès Cristiano Ronaldo, che arriva secondo in questa edizione. Però comunque è una stagione fantastica, e secondo me è giusto che questa sia la classifica finale, perché così si dà merito alla stagione anche di Cristiano Ronaldo, e si dà anche merito alla stagione di Antoine Griezmann, che ha vinto con la Francia il mondiale e ha vinto con l'Atletico Madrid l'Europa League. Ragazzi, e niente, questa è stata la decisione di France Football, e quindi è giusto sicuramente rispettare questa decisione. Ed ripeto, secondo me Luka Modric vince il pallone d'oro 2018 meritatamente. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Secondo voi è giusto che Luka Modric ha vinto il pallone d'oro? Sì o no? Secondo voi chi doveva vincere? Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook e Instagram. Ciao a tutti ragazzi!